Buongiorno, siamo alla terza parte, sono sempre il dottor Vincenzo Squadrone della Città della Salute di Torino, anestesista rianimatore. Riprendiamo la terza parte sulla tipologia dei lavori clinici. Ieri ci eravamo fermati alla qualità di vita, anche in maniera un po' diciamo caotica, perché stavo ricevendo una telefonata importantissima e ho deciso di troncare lì. Avevo ancora un paio di diapositive da fare sulla qualità di vita, ma non le ho fatte e le facciamo oggi. Allora, qualità di vita. Allora, intanto la qualità di vita, come vi ho detto, viene indagata attraverso dei questionari piuttosto complessi che tengono conto dei vari aspetti, no? Che riguardano la sfera della salute, no? Perché ognuno ha una sua salute, un suo equilibrio, diciamo. Cioè, la mia salute non è uguale alla salute di un altro. Salute non vuol dire non avere nulla di nulla, ma è un equilibrio che l'organismo raggiunge in cui noi godiamo, in base alle nostre caratteristiche fisiche e psichiche, della miglior qualità di vita possibile con quelle in quel momento. Chiaro, quindi bisogna andare a indagare, perché c'è gente che è soddisfatta della sua vita e della sua salute e magari sta molto peggio di me, no? Ed è una questione molte volte personale, non oggettiva, purtroppo. Purtroppo la qualità di vita è una cosa soggettiva. Pensate che in uno studio fatto con pazienti disabili, gravemente disabili, pazienti di Duchenne per esempio, per anni abbiamo avuto il dubbio se farli proseguire nella vita con respiratori e altre pratiche o accettare il momento in cui la malattia arrivava a termine e non fare più nulla. Sì, per far questo abbiamo chiesto aiuto agli indiretti interessati, anche quindi abbiamo fatto dei questionari. E mi ricordo il questionario che facemmo più di 30 anni fa, circa 30 anni fa, venne fuori che la percezione di qualità di vita di quelle persone, cioè malate di Duchenne, era superiore alla media di percezione di qualità di vita della popolazione generale. Quindi stiamo molto attenti su questa valutazione. Quindi la qualità di vita, per questo questionario lo do alla persona in questione, no? Però deve cercare di essere un questionario non che mira al dato oggettivo, ma al dato soggettivo, perché stiamo parlando di una cosa soggettiva. I questionari devono essere somministrati prima, durante e dopo il trattamento che si vuole valutare. Se il questionario invece viene usato nell'ambito di uno studio in cui noi facciamo un intervento terapeutico, chiaramente il questionario deve essere somministrato in questi tre momenti, per capire com'era la qualità di vita prima, com'è durante il trattamento e com'è dopo. Perché è chiaro che se il mio obiettivo è la qualità di vita, risulta che la qualità di vita non è migliorata, ma è peggiorata o è rimasta uguale, può anche non interessarmi nulla di fare quel trattamento, eh? Soprattutto se non è un trattamento salvavita. Uno dei campi in cui viene maggiormente studiata è chiaramente il campo oncologico, no? Il campo oncologico, perché molte volte cosa succede? Che noi sappiamo che la malattia non possiamo guarirla, pensiamo al mieloma, però sappiamo anche che per andare in remissione del mieloma spesso bisogna affrontare terapie molto 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 impegnative e che chiaramente avranno un impatto sulla qualità di vita importante. Quindi attenzione non, i 6 mesi in più che vogliamo noi di vita per il nostro paziente non siano solo 6 mesi di sofferenza per il paziente. Quindi attenzione a questa cosa, perché il medico deve fare il bene, primum non nocere, quindi deve fare il bene del paziente. E il bene del paziente a volte bisogna essere chiari.
e vivere di più 6 mesi stando male, perché magari ha i suoi motivi, no? Deve mettere a posto delle cose, deve fare alcune cose prima di morire, purtroppo. Oppure lui è perfettamente a posto con tutto quanto e preferisce vivere magari qualche mese in meno, ma stando meglio. Quindi in questo caso non dobbiamo essere noi paternalisti o decisionisti, nel senso di dire io so qual è il meglio per te e cerco di convincere te che è il meglio anche per te. Non devo cercare di convincerlo cos'è meglio per lui. Il meglio per lui deve deciderlo lui. Io devo essere dalla mia parte onesto a dirgli cosa lo aspetta. Anche nello studio clinico, eh? Perché se lo studio clinico, è indirizzato non alla guarigione, ma soltanto a farlo sopravvivere un po' di più, perché sappiamo per esempio che certe malattie comunque con la nostra terapia non guariranno, bisogna essere onesti in questo. Parliamo delle revisioni sistematiche o metanalisi. Ne abbiamo già vista qualcuna, vi ho già detto qualcosetta. Le metanalisi, bisogna stare molto attenti nel fare le metanalisi, perché spesso dentro le metanalisi finiscono studi che non hanno poco in comune, tranne forse l'obiettivo finale che magari è la mortalità, no? Però per il resto, trattamenti, le casistiche, come sono state raccolte, sono completamente diverse. Quindi i pazienti magari non sono assolutamente assimilabili tra di loro. Posso anche farlo una metanalisi di questo tipo, ma devo spiegarlo. Chiaro che io sto mirando alla mortalità, per carità, ma sto mettendo nel calderone, pasta asciutta, ceci e minestrone, no? Quindi parliamo dei vantaggi, no? Il vantaggio è che riducono l'errore sistematico e l'errore random. Perché? Abbiamo visto che tipi di errori sono. Perché aumentano il numero dei pazienti randomizzati. Quindi l'aumentare il numero evita la dispersione data magari casuale dei numeri intorno al valore vero quando i numeri sono bassi, e la randomizzazione cerca di mettere a posto anche i bias che ci sono e che, di cui conosciamo, diciamo, la presenza e di cui ignoriamo la presenza, per esempio, no? Aumentano la potenza dello studio sempre per il numero, no? Quindi uno studio aumenta, cioè riduce l'errore beta. Chiaro? Quindi cioè l'affermare che sì, è venuto l'alfa positivo, però non quello che io affermo, lo affermo con numeri non sufficienti per essere sicuro di aver evitato gli errori di qui sopra. Consentono l'analisi dei sottogruppi, riducono i bias dovuti alle valutazioni soggettive. E qui parliamo di studi diversi e di persone diverse che le hanno condotte, magari con interessi diversi che si annullano, ma speriamo a volte a vicenda, no? Svantaggi. Gli studi grandi chiaramente nella metanalisi pesano di più, ve l'ho detto, no? Più il quadratone è grosso, più lo studio aveva arruolato pazienti e più pesa nell'economia della metanalisi. Se metto insieme 4 studi piccoli e uno studio enorme, è chiaro che lo studio enorme sposterà dalla sua parte il risultato. Quindi mettere insieme una metanalisi in questo modo può essere deviante, cioè confermare lo studio grande. Ok? Ne avevamo parlato quando avevamo fatto la metanalisi sul argomento del nostro studio di JAMA. Noi l'avevamo presentato la metanalisi senza il nostro studio, perché il nostro studio aveva un peso molto alto. E quindi volevamo vedere se gli studi precedenti, che erano anche più piccoli, confermavano in maniera indiretta il nostro studio. Okay? Perché nessuno aveva ripetuto il nostro studio. E uno studio, secondo noi, aveva valore se veniva ripetuto e confermato. Poi,
dipendono sempre dagli svantaggi, dalla qualità degli studi inclusi. Questo ne abbiamo già parlato, no? Che spesso prevale, diciamo, il bisogno quantitativo rispetto a quello qualitativo. Quindi mettiamo insieme cose che a volte non c'entrano tanto una con l'altra. Sovrastimano l'effetto a causa dei bias di pubblicazione. Ricordiamocelo. Che normalmente vengono pubblicati, la maggior parte dei studi pubblicati sono quelli positivi e non quelli negativi. Quelli negativi si fa molta più fatica a pubblicarli, no? Io mi sono sempre scagliato contro questa cosa. Non vedo perché di una terapia devo sapere se funziona o no, e mi pubblicano sempre la terapia che funziona, no? Io vorrei anche sapere quale terapia non funziona, perché magari mi viene in mente di farla e qualcuno ha fatto lo studio e ha scoperto che non funzionava. Chiaro, mentre il rappresentante è venuto a portarmi un mucchio di studi, magari inutili, per cercare di convincermi che la terapia funzionava. Io in quel momento non so che pesci pigliare, mi ricordo confusamente del rappresentante, dico: ah, ma mi avevano detto che questa cosa funzionava. Bene, se qualcuno aveva fatto uno studio, anche fatto bene, grande, non è stato pubblicato o non ha voluto pubblicarlo, che mi diceva che invece quella terapia assolutamente non funzionava, io voglio saperlo. Perché come voglio sapere le terapie che funzionano, voglio sapere le terapie che non funzionano. Ok? Invece cosa succede? Che spesso nelle meta-analisi finiscono soprattutto gli studi positivi. La numerosità del campione a volte evidenzia significatività statistiche di differenze modeste. È quello che succede anche nei grandi trial, ve l'ho già detto parecchie volte. Cioè, nel senso che differenze modeste vuol dire che magari se metto insieme 20.000 pazienti, 30.000 pazienti con la meta-analisi, trovo anche le differenze dell'1%. Che diventano significative, però sono statisticamente significative, non clinicamente significative. Chiaro? Perché se la malattia ne ho 10 casi l'anno e l'NNT, cioè il numero dei pazienti che devo trattare per avere un risultato positivo, è l'1%, può darsi che in 10 anni, in 15 anni, in 20 anni io tratti il paziente con quella terapia che gli viene proposta e non ottenga mai nessun risultato positivo. Ok? Spreco un mucchio di soldi magari perché la terapia è costosissima, senza vedere mai il risultato positivo, perché il risultato clinico è rarissimo. Chiaro? Quindi cosa può succedere? Che ho la significatività dell'1 del 2%, chiaro? Però faccio una terapia che nel 98% dei casi è inutile. E con il problema grossissimo, enorme, uno dei problemi maggiori che abbiamo in questo momento, che è quello delle risorse, probabilmente non posso permettermi questo tipo di terapie. E così via. Parliamo appunto del rischio relativo, come vi avevo già detto, del rischio relativo dell'intervallo di confidenza, no? Che è al 95%. Quindi vedete, il termine 1, 1 è il valore a cui tutte e due le opzioni si equiparano. Cioè il vantaggio e lo svantaggio sono esattamente uguali, cioè uguali a 1. Quindi il numero centrale in questo caso è 1. Cosa succede? Guardate questi tre studi della prima figura, no? Il primo studio è un grande studio, da cosa lo capisco? Che ha un bel quadratone. Ha un intervallo di confidenza o una deviazione standard molto bassa, il che va bene, quindi vuol dire che i valori si raggruppano bene intorno al risultato centrale. E non toccano, sono tutti dalla parte inferiore a 1. Quindi mi dicono che il trattamento, perché come vi ho detto, la statistica è anche difficile da ragionare, perché dimostra il contrario, cioè
è fatta in modo da dimostrare il contrario, cioè io non vado a indagare qual è la popolazione che ha il beneficio, ma vado a indagare se le due popolazioni sono uguali o no. Se non sono uguali vuol dire che una va meglio dell'altra, c'è il contrario. Quindi questo studio mi dice che è uno studio positivo, che è uno studio che ha una deviazione standard molto bassa, quindi i valori si raggruppano bene intorno al valore centrale e al valore significativo, non toccano l'uno, e quindi lo studio è un buon studio. Ok? Parliamo del secondo studio. Il secondo studio ha, mi sembra, un intervallo di confidenza perché le due parti non sono uguali. È uno studio di piccole dimensioni, però è comunque uno studio che è negativo, no? Negativo, e mi dice che è migliore i controlli. Cioè, questo studio mi dice esattamente il contrario dello studio precedente. Chiaro? Però ha i limiti di essere uno studio molto piccolo e di avere un intervallo di confidenza molto ampio, anche se non tocca l'uno. Quindi è a sfavore dell'ipotesi che prima era stata trovata favorevole. Facciamo un terzo studio, ancora più piccolo dello studio precedente. L'intervallo di confidenza, che in questo caso sembra una deviazione standard, che sono uguali i due bracci, toccano il valore 1. Quindi questo studio è uno studio che risulta essere indifferente, cioè non ci dice quale dei due trattamenti è migliore dell'altro. Se li metto insieme in una meta-analisi, questi tre studi, cosa succede? Vedete che il diamante, cioè quello che mi dice se il trattamento funziona o non funziona, va dalla parte positiva, cioè che lo studio funziona, che la terapia funziona. Perché? Perché pur avendo tre studi che trovano tre risultati diversi, pesa di più nella metanasi lo studio più grande. Quindi una metanasi di questo tipo mi dice che la terapia funziona. Probabilmente è una metanasi inutile da fare questa. Chiaro? Perché sapevo già che se gli studi da mettere a confronto erano questi tre, lo studio enorme avrebbe prevalso. Quindi bastava lo studio enorme per dirmi che la terapia funzionava. Guardiamo tutte vedete, i numeri, numerosità dei pazienti arruolati, risultato, eccetera, eccetera. Passiamo a una meta-analisi vera, no? Questa è una meta-analisi vera, non importa quale articolo sia, cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa vada, vediamo se ci dice cosa va a studiare. Rischio relativo, ma di che cosa? Boh, potrebbe essere la mortalità. Facciamo finta che sia la mortalità, no? Quindi cosa succede? Io ho sempre il mio valore, il rischio relativo a 1. No? Metto insieme i due gruppi degli studi, cioè trattamenti e controlli, faccio i miei calcoli e trovo che il diamante è superiore a 1. Questo significa nel mio studio che i controlli vanno meglio dei trattamenti. Se era la mortalità, vuol dire che i controlli morivano di meno del trattamento. Quindi il mettere insieme tutti questi studi il risultato risulta negativo. Ok? Poi sono quasi tutti più o meno delle stesse dimensioni, sono tutti studi di piccola dimensione, non di grandi dimensioni, però messi insieme fanno uno studio che ha arruolato 1400 pazienti in un gruppo e 1700 nell'altro, quindi è come se avessi fatto più o meno, è come se rispettiamo tutte le regole che ci siamo dati, ci abbiamo messo insieme studi omogenei tra di loro, simili, eccetera, eccetera, possiamo dire che è come se avessimo fatto un grande studio
che ha arruolato tutti questi malati e il risultato ci dice che la terapia che ho voluto provare non funzionava. Qualunque sia, diciamo, l'obiettivo di questa metanalisi, mortalità, polmonite, quello che ci viene in mente, cioè l'endpoint primario. Sempre lo stesso studio, cioè, parliamo sempre, nella seconda parte, cosa è successo? Che hanno eliminato alcuni studi. Non vi so dire perché, può succedere che li abbiano eliminati, magari perché, a parte che probabilmente si riferiscono a un altro parametro, perché vedete che studi che hanno uguali, c'è cioè lo stesso autore, lo stesso anno, eccetera, eccetera, hanno dei risultati completamente diversi. Quindi ci stiamo riferendo a un altro risultato, a un altro endpoint, no? E anche quest'altro endpoint, anche se sembra diciamo distribuirsi un po' meglio del primo, ha comunque il diamante sempre nella posizione favorevole ai trattamenti. Quindi di nuovo anche quest'altro endpoint è negativo, per poco, ma è negativo. Chiaro? Gli studi sono di meno perché probabilmente questo endpoint secondario non ce l'avevano tutti gli studi. Come per esempio, per questo vi dico, probabilmente il primo è la mortalità, il secondo potrebbe essere una complicazione della malattia che stavamo, su cui stavamo studiando la terapia. E un endpoint che non avevano tutti gli studi precedenti. Però anche questo secondo endpoint, che potrebbe essere, appunto, vi dicevo, mortalità, infezioni, mortalità, polmonite, mortalità, ictus, cioè quello, infarto, quello che vi viene in mente. Vi dice questa cosa, non è importante cosa sia l'argomento. Sempre gli stessi studi, un po' di meno perché probabilmente non tutti cercavano e davano questo risultato, cioè questo numero, non è cercato da tutti, sembra andare un po' meglio come valori, però sempre il risultato risulta negativo. Vediamo qui, vabbè, quanto pesa ogni studio, che è sempre in base al numero di pazienti arruolati, quanto pesa ogni studio, nella, economia generale. Ok? Questi sono, i due studi che pesano di più, no? Questo è lo studio che pesa di più e c'è in tutte e due le meta-analisi. Viene fatto un test per l'eterogeneità tra gli studi, no? Si può fare anche un test per giudicare quanto gli studi siano eterogenei tra di loro. Deve venire negativo, perché se viene positivo vuol dire che sono molto eterogenei, cioè molto diversi. Di nuovo continuiamo a parlare di meta-analisi. Regole di sopravvivenza sulle meta-analisi, perché anche sulle meta-analisi si può imbrogliare, no? Perché? Sempre per lo stesso motivo, perché chi tiene in mano la ricerca e anche le meta-analisi spesso sono le ditte che producono le terapie, no? Possono essere ditte farmaceutiche o ditte di macchinari tecnologici, no? E quindi si può, soprattutto sulla meta-analisi, giocare sporco. Per questo esiste questo gruppo che è il gruppo Cochrane, che normalmente assicura che nelle meta-analisi siano rispettati tutti questi fattori che vi dirò. Perché se io gioco sporco, posso far venire la meta-analisi come conviene a me. D'altronde è chiaro e limpido, no? Se evito di mettere alcuni studi, ad esempio, negativi, per il risultato che voglio ottenere, a quel punto sto lavorando per far venire il risultato positivo. Regole di sopravvivenza. Primo,
state rintracciati tutti i possibili lavori pubblicati, infatti quando vedete sul meta-analisi vedete che vengono rintracciati magari 500 lavori, ma vengono presi in considerazione soltanto 20. Quindi ho rintracciato tutti i lavori pubblicati su quell'argomento. Ok? Quali sono stati i criteri di selezione? Chiaro, perché io posso decidere di rintracciare solo gli studi randomizzati. Va bene? E quindi già riduco molto, diciamo, la quantità di studi che vado a trovare. Magari non esistono studi randomizzati, quindi devo andare a cercare altre tipologie di studio sull'argomento, diciamo le più quelle che mi danno più informazioni, no? Le popolazioni sono assimilabili tra di loro? Cioè, sto mettendo insieme popolazioni simili o popolazioni completamente differenti? Gli endpoints dello studio sono chiari e definiti? Oppure hanno degli endpoint combinati o surrogati alcuni studi che faccio invece rientrare come se fossero chiari e precisi, soltanto perché la mortalità si trova nello studio, diciamo nel endpoint combinato, la faccio risultare come mortalità e basta, e così via. I criteri di inclusione ed esclusione sono ben definiti, perché i criteri di inclusione ed esclusione mi dicono come la popolazione che sto studiando. È presente una tabella riassuntiva dei lavori inclusi dalla quale è possibile ricavare i dati del protocollo e la qualità degli studi? Quindi devo riassumere perché certi studi sono stati eliminati e se è possibile, cosa che fa sempre la Cochrane, mettere una tabella in cui decido in base ad alcune altre tabelle, che valutano la qualità degli studi clinici, no? Il test di eterogeneità è significativo o no? Cioè, sono studi omogenei o molto eterogenei? Quindi bisogna fare il test di eterogeneità. Il publication bias è stato analizzato? Anche qui ci sono delle regole, delle formule per analizzare, per cercare di far pesare in qualche modo anche tutti gli studi che non negativi che non vengono pubblicati, per esempio. È presente la revisione critica dei lavori nella mia meta-analisi, cioè ogni lavoro che inserisco dentro do un giudizio critico sulla qualità, su come è stato fatto lo studio, eccetera, eccetera. È stato esplicitato negli studi che ho inserito il conflitto di interesse, importantissimo. La differenza statistica fra trattati e controlli è convincente oppure modesta? Cioè molto piccola. Cioè è convincente dal punto di vista clinico, che è quello che interessa a me perché io leggo lo studio per applicarlo, no? Non solo per avere la conoscenza, ma ho la conoscenza per poterlo applicare. E quindi lo studio clinicamente è uno studio che è applicabile o è uno studio che mi fa sprecare risorse e probabilmente non guarirò mai nessun paziente perché diciamo la quantità di pazienti guariti con quella terapia è infinitesimale. Quindi queste sono, diciamo, le regole fondamentali. Problema dei dati non pubblicati, cioè il cosiddetto publication bias, no? Ne abbiamo già parlato, i problemi dei risultati negativi che non vengono spesso pubblicati. Uno studio randomizzato sull'orcamide, un antiaritmico di classe 1, dove si osservava un aumento di morti fra i pazienti non, trattati, non venne pubblicato per 13 anni. Cioè la gente continuò a usare quell'antiaritmico pur essendoci uno studio che diceva che aumentava la mortalità. E questi farmaci, cioè questo farmaco, e i farmaci derivati da questo farmaco, causarono tra i 20.000 e i 70.000 morti negli anni 80. Cioè il non pubblicare che uno studio aumenta la mortalità, perché magari era stato sponsorizzato dalla ditta dell'orcamide e
Quindi,